A pochissime ore dalla scadenza per la presentazione delle candidature alle primarie per le elezioni regionali in Sicilia, il sottosegretario alle infrastrutture e mobilità in quota Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, ha annunciato il suo passo indietro. Lo ha fatto all'interno di una conferenza stampa annunciata ieri sera, che è arrivata dopo una lunga nottata in cui i vertici grillini hanno discusso sul nome da contrapporre a Fava e a Caterina Chinnici in campo per la sinistra e per il PD nelle prossime primarie del 23 luglio. Al termine della riunione su Zoom con gli eletti pentastellati siciliani, andata avanti fino alle 4 del mattino, Cancelleri ha comunicato le sue intenzioni e motivato la scelta per il bene del movimento. Stamattina, oltre a confermare il suo passo indietro, il sottosegretario ha però voluto smentire una sua possibile fuoriuscita dai 5 Stelle. Non esco dal movimento, ma non perché il movimento non voglio abbandonarlo, ma perché io non esco da casa mia. Questo movimento, noi qui in Sicilia, abbiamo contribuito a fondarlo, a fortificarlo, e insieme a tante persone che sono state con me fin dall'inizio, quando nessuno ci prendeva sul serio, e che si sono aggregate dopo, rendendolo ancora più credibile, l'abbiamo fatto diventare davvero la nostra casa, ed è nostra, e io non me ne vado da casa mia, certamente. A questo punto sembra che il Movimento 5 Stelle possa decidere di puntare sul parlamentare gelese Nuccio Di Paola, che dovrebbe rappresentare i grillini nelle primarie del Fronte Progressista, destinate a individuare il candidato alla presidenza della regione. Al momento è ancora un'ipotesi che però già circola in maniera insistente, anche perché, come sottolinea lo stesso Cancelleri, i nomi in campo sono almeno tre. Entro oggi conoscerete il nome del nostro candidato alla presidenza, nostro, perché in questo momento, che io sappia, ora poi magari aggiornamenti, diciamo, dell'ultima ora possono smentirmi, ma che io sappia mi pare che i nomi in questo momento sono tre, e vedono Luigi Sunseri, Nuccio Di Paola e Barbara Floridia, come dire, attorno ad un ragionamento, perché la parola contendersi in questo caso è sbagliata. Sappiamo bene che chiunque verrà scelto, tutti insieme la sosterremo. Faremo vedere i nostri sforzi. Io sono convinto che la sincerità e l'autenticità dell'impegno che tutti i colleghi, anche quelli candidati, ci stanno mettendo nel trovare una sintesi, e soprattutto poi nell'andare a realizzare quella che è una campagna elettorale, prima per le primarie e poi per le regionali, sarà certamente, e come sempre, come abbiamo dimostrato, al di là di ogni immaginabile sforzo sia fisico che mentale. Non ci sarà alcuna votazione. La rosa verrà proposta direttamente all'ex premier Giuseppe Conte. Sarà lui a scegliere per molti le quotazioni del capogruppo all'Ars Di Paola, da poco scelto come coordinatore regionale proprio dall'ex premier Giuseppe Conte, sembrano le più alte. La decisione verrà comunicata entro stasera, dopodiché sarà campagna elettorale.